Ben trovati nel ring di Fuori Secondi, 20 regioni che si sfidano. Mazza, veramente, devo dire che di puntata in puntata sto migliorando comunque all'interno di questo meraviglioso programma. Vabbè, iniziamo. Okay. Iniziamo, sigla. Bentrovati Fuori Secondi, il programma che vede la sfida tra le eccellenze enogastronomiche e la cucina ovviamente della nostra meravigliosa Italia. Siamo in un altro turno ovviamente, dove ci sono due meravigliose regioni che si contenderanno. Una delle due passerà dirette agli ottavi di finale, l'altra ovviamente farà lo spareggio. Alla mia destra, una delle regioni più grandi d'Italia, contornata da affascinanti scenari alpini, colline e paesaggi mozzafiato. Culla di una grande cultura enogastronomica, conosciuta ed apprezzata nel mondo, grande produttrice di nocciole, del gianduiotto, del toma, della salsiccia di Bra e aiutami di cos'altro? Tartufo bianco, Barolo, ce ne sono un po'. Il Piemonte comunque, ben arrivato nel nostro ring. Alla mia sinistra, tra le montagne dell'Appennino e la costa dell'Adriatico, regione che ha dato i natali a Raffaello, vedi quante cose scopriamo, con una cultura enogastronomica forse poco conosciuta, ma con prodotti quali il ciauscolo, il prosciutto di Carpegna, il lonzino di fico, poi aiutami. Beh, del Monte Pulciano, del pecorino della Sibilla, dello zafferano. Ce ne abbiamo di tutte veramente. Le Marche, ben arrivato. Grazie. Allora, innanzitutto mettiti in postazione. Pronto. Perché la giuria di qualità ha deciso che le Marche, diciamo, è il primo concorrente nella sfida odierna di Fuori i Secondi. Per quanto riguarda le Marche, come facciamo un po' per tutte le regioni, per valorizzare le meraviglie del bel paese, ci vediamo un bel video e poi torniamo con la sfida di Fuori i Secondi. A tra poco. Questa non è solo una sfida enogastronomica, ma anche una sfida con un abbinamento importante. Il vino è assolutamente fondamentale, quindi abbinare i prodotti che i nostri chef in qualche modo metteranno in campo, offerti da Cibo Sapori d'Italia, e il vino. E quando parlo di vino mi viene in mente un nome e un cognome. La nostra meravigliosa, o meglio la vostra meravigliosa, Chiara Giannotti, ben arrivata. Grazie Andrea. Allora, qui ci sarebbe da parlare, perché abbiamo due, esatto, regioni come le Marche, incentrata sui vitigni bianchi, abbiamo il Verdicchio, ma non abbiamo solo i bianchi, abbiamo anche dei grandissimi rossi come il Sangiovese, il Montepulciano, e anche delle belle curiosità che scopriremo poco a poco. Per quanto riguarda il Piemonte invece dominano i rossi, con il Nebbiolo che dà vita al re dei vini e il vino dei re, ossia il Barolo, ma anche al Barbaresco, al Roero, a tante denominazioni, ma anche lì non mancano dei bianchi molto interessanti come il Timorasso, l'Arneis o il Cortese. Insomma, ci sarebbe da parlare ore e ore su queste due regioni favolose per quanto riguarda la viticoltura. Come al solito già ci hai convinto, assolutamente. Poi decideremo l'abbinamento, perché vi ricordo che è fondamentale per quanto riguarda il voto della giuria l'abbinamento tra il piatto e l'abbinamento con un vino ovviamente scelto dalla nostra Chiara Giannotti. Mi sta dando una grande responsabilità. Sì, ti tocca. Vogliamo presentare i nostri giudici, la giuria di qualità di oggi? Innanzitutto ben arrivati.
Assolutamente, anche oggi una giuria incredibile. Partiamo da Rudy Travagli, che è il sommelier, ex sommelier del ristorante Enoteca La Torre di Villa Letizia. Salve a tutti, sono molto curioso di questa gara perché ci sono due regioni bellissime con tradizioni importanti, quindi vediamo. Vediamo, ne resterà soltanto uno. Siamo curiosissimi anche noi e andiamo quindi a presentare la nostra Sara De Bellis di Mangi e Bevi e non solo. Raccontaci un po' chi sei, Sara. Buonasera a tutti. No, se no passiamo tutto il programma a parlare di quello che faccio. No, invece sono contentissima davvero di prendere parte a questa sfida, perché insomma è sempre interessante. Tra l'altro, insomma, andiamo anche a ricordare quelle che sono i nostri vanti regionali a livello di cucina, che sempre ci fa sempre bene sottolineare e ricordare a tutti. Quindi faremo anche un ripasso, no, dei prodotti tipici sicuramente, e poi niente, tra l'altro insomma sono due grandissime regioni, che vinca il migliore chiaramente. E lasciamo la parola a Lorenza Vitali. Lorenza, insieme a Luigi Cremona, insomma due veramente pilastri della nostra enogastronomia, soprattutto nella critica. Aiuto, che responsabilità. Ovviamente, come dice un detto, no? Che ogni scarrafone è bello a mamma sua, qui abbiamo oggi, casualmente oppure meno, due ragazzi, due giovani, ancora giovani ma già di gran successo, cuochi che sono passati anni fa, diciamo, sotto le nostre grinfie, ovvero hanno partecipato al premio Miglior Chef Emergente. Quindi sono due finalisti, sono felicissima di ritrovarli qui perché è bello. Bello, diciamo, seguire passo passo, un po', diciamo, dietro le quinte ormai, così le loro carriere, che stanno comunque andando molto bene. Quindi vuol dire, scusate la poca presunzione, ma insomma vuol dire che ci abbiamo visto giusto, insomma, a suo tempo. Beh, ma non è assolutamente una casualità, perché lo ricorderemo e l'abbiamo detto, e diciamo che la maggior parte dei nostri chef saranno presenti al programma, sono tutti stati selezionati proprio appunto da Lorenza e da Luigi Cremona, proprio con questo concorso degli chef emergenti, quindi da nord a sud selezionati da due esperti del settore. Quindi grazie della collaborazione, ma soprattutto è bello e fondamentale che ci sia poi in realtà questa opportunità per giovani chef di in qualche modo mettersi alla prova, perché abbiamo bisogno di nuove leve. Voi sulla selezione devo dire che siete veramente, almeno fino ad oggi, nulla da dire. C'è una regola però, una regola assolutamente importante e fondamentale all'interno di Fuori Secondi, che è la regola ovviamente di Cibo Sapori d'Italia. E ci spostiamo ovviamente qui insieme a Giuseppe Ariemma, perché lo chef ha un obbligo fondamentale, deve utilizzare almeno uno dei tre prodotti della regione, quindi dei prodotti a chilometro zero, scelti ovviamente da Giuseppe Ariemma e da Sapori d'Italia. Allora, per quanto riguarda le due regioni in gara, oggi diciamo abbiamo le Marche e il Piemonte, quindi due regioni meravigliose, quali prodotti hai tirato fuori dal cilindro magico? Allora, premetto che è sempre molto difficile scegliere i prodotti in Italia e nell'ambito di ogni regione, perché comunque c'è una ricchezza incredibile, una varietà incredibile di prodotti. In questo senso abbiamo cercato di scegliere dei prodotti più significativi. Uno dei prodotti che sta utilizzando per esempio lo chef in questo momento è il ciauscolo marchigiano. Abbiamo scelto una tagliatella di Campofilone. È un prodotto nuovo che sta emergendo negli ultimi anni, che è sono i paccasassi, un'erba spontanea che crescono sulla riviera del paccasassi, non spaccasassi. Paccasassi. Perfettamente. Sono prodotti molto particolari. Il ciauscolo è più noto, più conosciuto, è un insaccato ormai utilizzato, molto noto, morbido, aromatico, spalmabile, quindi se ne fa un largo consumo ed è uno dei prodotti più importanti della tradizione marchigiana. La tagliatella non è da meno, una tagliatella che ha ottenuto un riconoscimento nel 2009, diciamo c'è un consorzio di tutela, c'è un disciplinare di produzione, è la tagliatella di Campofilone, come i maccheroncini di Campofilone. Che mi sembra una cosa importante, perché sì, poi è fondamentale tutelare ovviamente i nostri prodotti d'eccellenza, no? Questa è una cosa che noi nel nostro piccolo cercheremo di fare, meno, tu più di me sicuramente. Cerchiamo di, noi attraverseremo l'Italia, quindi sarà un viaggio nei sapori, nei gusti, nei colori, nei profumi di questa terra, per cui potremo scoprire, avremo il piacere di scoprire volta per volta il gusto e diciamo l'eccellenza di questi prodotti. Gli altri prodotti? Gli altri prodotti sono prodotti piemontesi, anch'essi molto molto importanti.
abbiamo selezionato la regione splendida, ricchissima anch'essa di eccellenza. Però così mi condizioni i giudici, mi raccomando. No, vabbè. Mi raccomando, bisogna essere equilibrati, prego. Bisogna essere obiettivi. Obiettivi. E diciamo che il Piemonte è una delle prime regioni in Italia in termini di produzione di prodotti eccellenti. Diciamo che in questo senso abbiamo scelto un formaggio di alpeggio, una toma piemontese. Formaggio quindi di latte vaccino, di latte vaccino. Con moderazione, diciamolo, sì, però, sì. Perché ma sai, anche qui questo abbiamo periodo. Una varietà incredibile di formaggi. Poi abbiamo scelto il prodotto, forse il re delle nostre tavole, il re di tutti i prodotti italiani, che è il tartufo d'Alba, un bianco, una crema di tartufo bianco d'Alba, che sarà protagonista del piatto del concorrente successivo. E poi un peperone di Carmagnola, che è un peperone... anch'esso mentre un particolare. Mentre tu racconti, noi ci spostiamo, sì, che siamo, sì, curiosissimi, sì, sì. Prego. Un peperone tipico di una zona del Piemonte, facendo. Di Carmagnola, che è particolarmente saporito, particolarmente buono ed è famoso per essere povero di sodio rispetto agli altri peperoni, agli altri della stessa vedo categoria. Che ha studiato il nostro Giuseppe Remma, la cosa insomma, no? Cioè lui è preparatissimo, a differenza mia, quindi è un piacere assoluto averti in trasmissione. Cosa stai facendo? Cosa ti stai preparando di buono e di bello? Perché è anche bello da vedere. Punto, direi, assolutamente. Diciamo che i passaggi sono molto semplici. Il primo passaggio sono delle castagne semplicemente arrostite, messe in padella con un po' di brodo vegetale, frullate con sale, olio e il rosmarino, che è un po' principe della regione. L'altro passaggio invece è nella classica padella, nel classico sauté, in cui andiamo a mettere olio, un pochino di cipolla, poco ciauscolo, perché comunque il ciauscolo è un salame spalmabile. C'è un sapore forte. C'è un sapore molto intenso, quindi non andiamo a cuocerlo chissà quanto, e ci aiutiamo per creare il fondo con il brodo vegetale. Poi, una volta preso tutto l'humor, mettiamo 300 grammi circa di liquido, di brodo, e andremo ad introdurre il maltagliato. Nelle Marche abbiamo Campofilone, che è un po' la terra della pasta all'uovo con i suoi maccheroncini di Campofilone. Qui andiamo a mettere un maltagliato arricchito di zafferano, ovviamente sempre marchigiano. Cottura in padella. Una domanda, per questo prodotto usi qualche olio in particolare? Allora, in questo caso, se andate alla ricerca di un blend, perché abbiamo tanti aromi, quindi abbiamo usato un blend che all'interno abbiamo ascolana, mignola, frantoio e leccino. Quindi è un olio importante. Importante. La nota carina che abbiamo su quest'olio è anche quello della mignola, perché la mignola è uno dei pochi oli. La mignola, perdonami, conosco il mignolo. Cos'è mignola, la mignola? Ci diamo la mignola. Che è un olio fatto in un fazzoletto di terra molto piccolo, come quello che è le Marche, che sa di frutti di bosco. Nelle annate migliori sa proprio di frutti di bosco. Andremo tutti a cercare la mignola. Vi prego, trovateci una mignola, assolutamente. Allora, io ringrazio ufficialmente, ovviamente, anche l'Associazione Nazionale Città dell'Olio e l'Associazione Nazionale Città del Vino, che ovviamente collaborano con questa trasmissione e ci permettono di promuovere queste enormi biodiversità e queste eccellenze enogastronomiche che ci sono solo nel nostro paese. Allora, tra qualche istante ci sarà anche l'abbinamento con il vino, quindi l'abbinamento che Chiara ha deciso. Ci fermiamo un attimo e poi il momento di Chiara, l'abbinamento del vino e del primo assaggio dei nostri chef. A tra pochissimo. Allora, nonostante le Marche sia una terra prevalentemente di bianchi, con questo piatto direi che la scelta del rosso potrebbe essere più vincente. E visto che mi ha tirato fuori la cultivar della mignola, non potevo che tirar fuori anche io un vitigno un po' particolare delle Marche. E così sono andata a pescare il Bordeaux, ma Bordeaux con l'accento sulla O. Che cos'è? Non è nient'altro che un Grenache, in realtà, che nella zona delle Marche, in particolare si sviluppa nell'area del Piceno, assume questo nome. Ed è un vino che, oltre al colore, che ovviamente ricorda il color Bordeaux classico del vino, ha dei sentori molto forti, molte spezie, pepe nero, della bella frutta di sottobosco, ma soprattutto una struttura importante che penso potrebbe reggere molto bene con questo piatto. Assolutamente, questo era facile per quanto riguarda il colore, questa volta non mi hai assolutamente messo in difficoltà, un vino color Bordeaux, insomma, aggiungo ce la posso una cosa fare. Su questo, prego. Vino, che è una bella curiosità, perché la cantina che lo produce è la cantina Mirizzi e si trovano
in un'area molto alta e anche un po' scoscesa, dove c'è la viticoltura eroica, altra cosa molto rara nelle Marche. E che cos'è la viticoltura eroica? Sono quelle viticolture che hanno a che fare con un paesaggio molto ostico, con una pendenza molto ripida, e quindi devono fare tutto a mano, con una grande lavorazione, molte difficoltà, ma grandissimi risultati. Assolutamente. Allora, è il momento ovviamente del nostro Elis Marchetti, del ristorante Elis Marchetti ad Ancona. Complimenti. Allora, se vogliamo proporre ovviamente alla nostra super giuria di qualità i piatti, che magari vediamo come... ecco, perfetto, uno. Allora, innanzitutto, due. Come vi sembrano? Inizierei da Rudy, dato che oggi sei in minoranza, mi permetti, insomma. Come ti sembra a prima vista? La presentazione è molto carina, sicuramente. Mi piace la pasta appoggiata su delle creme, quindi direi che c'è questo gioco con, diciamo, no, la carne cruda, se vogliamo passarla un po' così, con queste polpettine di ciauscolo, e sembra molto appetitoso. Sara? Ma esteticamente è piacevole, tra l'altro, insomma, invitante, perché questo ciauscolo, no, quasi a pallotta. E tra l'altro è fatto benissimo, insomma, a non cuocerlo. E bello, sicuramente. Mi verrebbe da chiedere, consigli cucchiaio o forchetta? Perché il mal tagliato ci pone di fronte ad un dubbio. Però qui è... Lo spiego subito, è facilissimo. Essendo una pasta corta con una crema all'interno, ma la crema alla base è compatta, possiamo tranquillamente anche utilizzare una forchetta. Ovviamente l'ossigenazione che abbiamo con la forchetta non è mai uguale a quella che abbiamo col cucchiaio, perché il cucchiaio, nel momento in cui lo appoggiamo, spezza l'ossigenazione della bocca. Ho chiesto perché può fare la differenza. No, ma è corretto, assolutamente. Quindi, attenzione che all'assaggio. Scappa però, La forchetta. ma non è il caso. Lorenzo? Allora, io lo chiamerei un piatto da caminetto, nel senso che mi viene proprio voglia, sa di caldo, sa di queste giornate invernali, e quindi è sufficientemente elegante, perché chiaramente tu l'hai reso più elegante con le palline piccole, l'hai curato molto, però effettivamente è un piatto che ricorda i momenti rustici, cioè proprio è più, come posso dire, è una cucina molto spontanea, molto appunto di bosco, molto, diciamo, molto, molto di campagna, nel senso assolutamente positivo del termine. Che sa di caminetto, è veramente un'espressione. Sì. Questa la ricicliamo sicuramente al 100%. Allora, invece finisco. Sì. E a questo punto, dato che sono golosa, che oggi non ho, appunto, pensando al caminetto, non ho voglia di pensare tanto all'ossigenazione e così via, per i golosi, per quelli che appunto assaporano in maniera così forse più intensa il tutto, io vado di cucchiaio. Vai. Okay. Ognuno è libero. Okay. Allora, ho anche già servito il vino, così mi dite poi cosa ne pensate anche dell'abbinamento, ma sarei curiosa di chiedervi se siete già familiari con il Bordeaux, appunto, marchigiano, quindi questa Grenache marchigiana. Ma guarda, ho avuto la fortuna di assaggiare qualche Bordeaux, è un'uva che è stata riportata in commercio da pochi anni. È un'uva che produce un grande vino, sono aziende abbastanza giovani, diciamo, però sta arrivando già sulle nostre tavole, quindi se il percorso suo è così breve, vuol dire che dentro queste bottiglie c'è un grande vino. Io no, e tra l'altro appunto ho la grande fortuna di essere tra due grandi esperti, quindi no, sto imparando in diretta. Siamo in due allora su questo, quindi vai tranquilla, non sei sola, non ci sono problemi. Siamo in tre. Io quello che aggiungerei è che il nome è sicuramente appunto una, passatemi sempre il termine, volgarizzazione dell'idea del Bordeaux, quello in Francia, e proprio per questo, per chi sta in sala, per i camerieri che lo devono proporre, o anche chi sta in enoteca evidentemente che deve vendere, è una storia, non so come dire, cioè è facile da ricordare, ci sono tanti vitigni autoctoni italiani che hanno nomi strani, che insomma alla fine poi si sentono molto poco, questo si sente poco perché chiaramente non è una grande produzione in termini di quantità, però proprio per questo ha un nome simpatico, ha un nome corto e quindi si ricorda, al di là della piacevolezza in Chiaro. Bocca, si ricorda bene, ecco, questo è il mio pensiero. L'abbinamento fatto da Chiara? Ti piace? Molto, mi piace molto, perché è uno dei vitigni che negli ultimi anni proponiamo anche all'interno del ristorante,
e nonostante il suo corpo è molto piacevole anche alla beva, è una cosa strana, particolare. Sei nelle loro mani, lo sai perfettamente. È il momento quindi dell'assaggio, insomma la nostra super giuria, ci fate un assaggio, quindi ci date un giudizio su quello che è il piatto proposto da Elis Marchetti e poi a seguire ovviamente anche con l'abbinamento di Chiara, che sarà sicuramente eccezionale. Vero, non abbiamo dubbi. Chiara, assolutamente, anche perché insomma dai. Ero molto indecisa se andare su una cosa più classica come appunto un rosso piceno piuttosto che un rosso conero, che sono diciamo forse i più conosciuti rossi marchigiani, però credo che ogni tanto una bella curiosità va presentata. Allora, vedo che insomma innanzitutto i nostri giudici stanno gradendo, che è già una cosa assolutamente importante e fondamentale. Questo credo sia che di solito diceva mio nonno, perdonatemi, e i nonni hanno sempre ragione, che quando in cucina c'è silenzio vuol dire che funziona. I piatti sono buoni. Non so se è un detto che utilizzate anche voi da casa, Maria, ma è anche un detto che utilizzi tu? No, tu parli, ma figurati, l'Italia non ti fermi un attimo. Io invece sarei curiosa di sapere se questo piatto, quindi utilizzando il ciauscolo come diciamo consigliato dal nostro esperto del food, è un piatto che hai veramente in carta o hai fatto questa alternativa appositamente per utilizzare e inserire il ciauscolo? Diciamo che il progetto del maltagliato prodotto con lo zafferano marchigiano è nato quest'estate, l'estate scorsa diciamo, in cui avevamo bisogno di rendere protagonista lo zafferano. E abbinato soprattutto alla zona del sud delle Marche, una grande produttrice di zafferano di qualità, trovare anche il prodotto che è sempre del sud delle Marche. La prima volta che l'abbiamo presentato con il guanciale, ormai nella zona di San Ginesio, quindi la zona vocata per il maiale e via dicendo. Poi piano piano abbiamo trovato anche nel ciauscolo questo corpo importante. La cosa bella è che la cottura qui è molto breve, quindi adattiamo la ricetta veramente a quelle che sono le situazioni ed è una ricetta da proporre. Quindi si può fare veramente a casa, sì. Come diceva Lorenzo, cioè, beh, sì. A casa davanti al camino in pochi minuti c'è il piatto di vino. Ti ho fatto anche la rima, vabbè. Un giudizio allora, adesso un giudizio rapido, veloce, innanzitutto sull'abbinamento. Allora iniziamo appunto da Lorenza questa volta. L'abbinamento ti piace? Allora l'abbinamento secondo me è eccellente, l'acidità però anche la dolcezza. Chiara non ne sbagliura però, non va bene. Questo per me è ideale. Quello che forse mi permetto di dire come critica costruttiva sempre è che lo zafferano ha un food cost, quindi ha un valore economico importante e con un piatto così forte, così intenso, probabilmente non spicca. Ovvero, il ciauscolo è stupendo, la crema sotto chiaramente avvolge il palato e così via. La consistenza della pasta è veramente è un velo, ma c'ha una sua masticabilità, quindi ha una sua fisicità, diciamo. Diciamo che lo zafferano, secondo me, è una cosa che rimane un po', diciamo, in secondo piano per quanto riguarda il mio palato. Corretto. Quindi magari questo piatto bellissimo, però se devo pensare allo zafferano, magari consiglierei un piatto dove salta fuori, diciamo, in primo piano solo lo zafferano. Bravo. O principalmente lo zafferano. Sara? Questo è il mio pensiero. Giusto. Allora, io sì, mi associo a questa osservazione sullo zafferano, che in verità non spicca, fa parte di un quadro, no? Quindi è una nota. Esatto, però chiaramente non è protagonista, ma non credo che volesse essere. Ciauscolo. Esatto, il ciauscolo è il protagonista e l'hai reso protagonista. Tra l'altro, insomma, ciauscolo che è il famosissimo, no? Il salame spalmabile marchigiano, ciabuscolo, sei riuscito a interpretarlo in un modo nuovo, anche molto molto piacevole. Tra l'altro si va a equilibrare perfettamente con la crema di castagne che invece è sotto e crea un connubio di sapore assolutamente buono e allo stesso tempo antico, piacevolissimo. Ti è piaciuto? Grazie. Ti è piaciuto, sì. Insomma, hai visto. Si è capito? No. Diciamo, le sottolineature di Rudy erano assolutamente precise. Allora Rudy, è il tuo momento. Ma è un piatto. Adesso ho paura del giudizio di Rudy. Scusami, è ottimo l'abbonamento. Ma qualcuno per una volta dicesse di no, ma per favore. Rudy, ti prego, di che il vino dell'abbinamento non ti è piaciuto. Vai. È un momento. Piatto comfort. Comfort. È un piatto molto piacevole. A tendenza dolce, perché comunque la pasta porta questo, la crema porta questo, ma veramente viene fuori, spicca moltissimo il ciauscolo, che
irrompe, no? In questa oasi felice, dolce, arriva il ciauscolo con la sua speziatura, insomma, la sua forza, e irrompe e spezza. Il termine, no? Forte irrompe, proprio nel sì, senso. Sì, perché secondo me irrompe proprio in questo piatto. Arriva lui, è il protagonista e arriva lui. Se fosse voluto, immagino, no? Il protagonista era il ciauscolo. Esatto. Sì, spero non fosse stato lo zafferano. E voglio fare... No. Lo zafferano è la nota, tra virgolette, quella calda. No, cioè, quella scherzavo. Una nota anche cromatica, il colore, la bellezza del colore è indubbiamente fantastica. Allora, io voglio fare, perdonatemi velocemente, appunto, un piccolo applauso a Rudy, senza disdegnare ovviamente gli altri giudici, perché assolutamente, però è proprio questo il mood del nostro programma, è appunto valorizzare i prodotti italiani. Questo è quello che cerchiamo e che cercheremo di fare durante tutto questo processo, cioè la valorizzazione delle enormi eccellenze che abbiamo nel nostro paese, perché è un qualcosa che va fatta assolutamente, va fatta con grandi professionisti. E l'eccellenza... Ho esagerato, ero troppo bravo. No, per il complimento forse sì. Ma... E l'eccellenza la troviamo anche nel calice. Cioè, lo sapevo. Un vino. Vabbè, non vale, che era, però così. Non ho detto ancora che l'abbinamento... Ah, perfetto. Okay. Va bene, so. Stavo per. Stavo così. Però io, una produzione limitatissima di un vino importante, che al colore non dà l'idea di essere un vino importante, perché ha un colore scarico, no? Sì, io mi metto qua nella speranza che, prego. Benissimo quando sì. Un vino è scarico. Sì, certo, quando no. È scarico. Chiara, per... bene, no? E perdonami. Quindi, secondo me si sposa molto bene colore per tenue. La sua freschezza. Colore tenue, vedi, lo sapevo. Bravo. Vedi, esattamente. E quindi la sua freschezza, la sua speziatura, scusate la mia zeta, ma va a pulire, diciamo, poi quello che rimane del piatto. Perfetto. Quindi è perfetto. Azzeccatissimo. Quindi è perfetto, anzi lo sapevo, non poteva essere. Un'unica cortesia, Rudy, se mi puoi ripetere Zorro 3 volte. Questa è una mia richiesta personale. Io racconterò un aneddoto. Zorro. Bravissimo, complimenti. Ci dobbiamo fermare un attimo, perché tra un po', ovviamente, nel ring di Fuori Secondi entra in campo la seconda regione, entra in campo il Piemonte. Per ora ti ringraziamo soprattutto Grazie per questo prodotto così... da casa, da camino, come l'hanno descritto, e poi sarà ovviamente la nostra giuria di qualità a decidere quale delle due regioni andrà direttamente agli ottavi di finale. Tra qualche minuto, fermi lì. E diamo il ben trovato allo chef Cristian Conidi del ristorante Antica Corona Reale. Lo chef ovviamente del Piemonte. Allora, per quanto riguarda il Piemonte, già prima abbiamo fatto una panoramica delle meraviglie della tua regione. Quali sono i piatti tipici, quelli che vanno per la maggiore? Ma adesso in questo periodo, che è il nostro periodo, diciamo, quello un po' più forte, abbiamo il cappone, che si utilizza in tanti modi, dal bollito misto, che è un classico delle nostre zone, con carrù insieme al bue. Poi c'è la classica bagna cauda, che è qualcosa di un po' più magari rustico, ma che si trova spesso nelle tavole piemontesi in questo periodo. E poi si varia su tutta quella che può essere anche una variazione di pasta fresca e pasta ripiena, insomma, dal tagliarini. Ne abbiamo di scelte, abbiamo veramente molti in quantità industriale. Allora, cosa stai preparando? Vediamo, diamo un'occhiata. Chiara, vieni, fammi compagnia, così magari cerchiamo di sbirciare e di capire insieme cosa ci sta proponendo ovviamente il nostro chef. Vi ricordo, chef, che rappresenta la regione Piemonte, vi ricordo che solo una delle due ovviamente passerà il turno e andrà direttamente agli ottavi di finale a insindacabile giudizio della nostra giuria di qualità. Allora, io vedo un sacco di belli ingredienti qua, sono molto curiosa, raccontaci quindi un pochino che cosa stiamo facendo. Sì, e come possono fare da casa questa ricetta. Scusami, ti stavo interrompendo, ti chiedo scusa. Allora, qui abbiamo una, diciamo così, una variazione sul tema del classico tagliarin al tartufo bianco. Il, perdonami? Il tagliarin al tartufo bianco. Il tagliarin. Non è altro che una... chiamata volgarmente tagliatella, ma molto molto fine. Ah, perfetto. La particolarità del tagliarin è che si taglia a mano e che più fine è, più è pregiato. Ah. Quindi abbiamo questa pasta finissima che va a mantecarsi normalmente insieme al burro e viene poi servita semplicemente con una grattata di tartufo. In questo caso, essendo io appassionato di tutto quello che è la cultura orientale del Giappone, ho pensato di proporla in una versione leggermente più, come dire, internazionale,
legandola comunque ai prodotti del mio territorio. Quindi ho il porro di Cervere, che è esattamente del paese da dove arrivo, quindi da Cervere, dove c'è il ristorante Antica Corona Reale, il cavolo riccio dell'orto, l'uovo di quaglia sodo e la crema di tartufo bianco, che andremo a abbinare insieme al guanciale per creare un ramen di tagliarini al tartufo. Ah, un ramen. Un ramen, quindi. Esattamente. Un ramen che è un piatto cinese, credo. Giapponese. Scusate, io sto imparando di giorno in giorno, non, perdonatemi. Insomma, da oggi farò bella figura, grazie ovviamente al nostro chef. Io direi nel frattempo di spostarci, Chiara, se sei d'accordo, da Giuseppe e poi dai nostri giurati, mentre lui finisce ovviamente questo ramen, che è un piatto giapponese, vedi che lo sapevo. Che mi ha messo a questo punto un pochino in crisi con la mia scelta del vino. No, era veramente una cosa stranissima, mai successa questa cosa, ma anche le cose belle e brutte, perdonatemi, devono succedere prima o poi. Allora, un po' di aneddoti sull'ingrediente che il nostro chef, ovviamente, Christian Conidi ha scelto. Chef, ovviamente l'ingrediente proposto da voi, perché ricordiamo che il nostro amico Giuseppe Ariemma ha fatto per mesi e mesi un lavoro di scouting importantissimo, non dormiva la notte, non dormiva il giorno e da quando è iniziata la trasmissione finalmente sta riposando, più o meno andava così, un po' esagerato, ma insomma diamo un po' di pathos a questo programma, prego. Sì, sì, beh, il prodotto che ha scelto tra i nostri proposti è lo chef, è una crema di tartufo bianco. Sì. Aneddoti, quindi perché... cosa possiamo dire? Sì. Del tartufo conosciamo un po' tutto, abbiamo detto prima essere il re delle nostre tavole, delle nostre cucine. Raccontiamo come avviene la raccolta del tartufo. Allora, il tartufo si raccoglie nei mesi che vanno da ottobre a dicembre, prevalentemente nel periodo autunnale, ma si spinge alcune volte anche fino a dicembre la raccolta. La raccolta si predilige farla di notte, perché di notte è più intenso il profumo che sprigiona il tubero. Ah. E quindi l'animale lo può identificare meglio, lo può già ci hai spiegato insomma perché l'importanza del profumo. Sì. E, beh, poi cos'altro dire? La colorazione, come è formata la pepita può avere diverse forme, abbiamo detto derivano dal terreno, dalle piante sotto le quali cresce, si sviluppa, e all'interno possiamo avere poi diverse venature con una prevalenza di colori giallo paglierino, grigio bianco, eccetera. E poi questo profumo intensissimo, che è tipico del profumo delle langhe, del tartufo delle langhe, il tartufo bianco, sì, che rispetto a quello nero è molto più intenso, più acre, più forte, e quindi prediletto per alcuni nasi, soprattutto i nasi degli, sì, chef stellati, che lo mettono al primo posto tra i piatti che preparano. Beh, comunque e va consumato rigorosamente crudo. Assolutamente. Questa è una cosa assolutamente fondamentale. Mentre il nostro, diciamo, chef continua a impiattare, ci guardiamo un velocissimo video ovviamente sulla sua regione, sul Piemonte, perché ovviamente cerchiamo anche di far vedere le bellezze della nostra meravigliosa Italia, e quindi ci guardiamo le bellezze del meraviglioso Piemonte. Allora, Christian, a che punto siamo? Credo che siamo già all'impiattamento.
Esatto. Allora, una velocissima descrizione del piatto che ovviamente andrei a proporre alla nostra giuria di qualità. Certo, allora abbiamo il tagliarin che viene semplicemente bollito in acqua salata e saltato con un filo d'olio extravergine. Sì. Servito accanto a un brodo di cappone, che è un brodo fatto con tutte le ossa del cappone, la crema di tartufo bianco che viene mantecata leggermente con il burro per richiamare il tagliarin al burro classico piemontese, e a parte avremo una chips di guanciale che va a richiamare quella che è la parte di carne all'interno del ramen, quindi la parte che normalmente viene, viene usato la pancetta di maiale. L'uovo di quaglia che va a sostituire l'uovo di gallina. Mentre lo racconti intanto... Assolutamente sì. Lo portiamo così. Anche perché è un po' lungo da portare. È un po' lungo, cioè, esattamente, perché è un piatto abbastanza elaborato, abbastanza complicato, devo dire. Allora, e mentre il nostro chef in qualche modo vi propone il piatto, che potete anche iniziare ad assaggiare, ovviamente appena è completo, perché... Ah, eccolo, vedi, con... Allora, c'era qualcosa di... Ho voluto portare anche le mie bacchette. Hai voluto osare. Sono un collezionista di bacchette di chopstick. Bene. Quindi ho voluto portare le mie... E va bene. Nel frattempo io mi avvicino ovviamente da lei, la divina, la meravigliosa Chiara Giannoli. Esagero sempre, Chiara, però insomma, direi che lo sai che lo un pelino. Nel mio cuore ti voglio assolutamente bene. Allora, quale abbinamento? Perché prima mi hai detto una cosa molto particolare e io la devo assolutamente rimarcare. Mi hai detto, ah, fai questo piatto, forse mi trovo in difficoltà. Sei in difficoltà? Ma in realtà è un piatto sicuramente molto complesso, che poi io ho letto solo gli ingredienti, non mi stai ancora assaggiato, però. Ma non sono mai in difficoltà, non perché avevo vado non sul avevo sicuro, no, ragazzi, che ho una gamma di vini piemontesi veramente ampia e potrei scegliere il classico Barolo con l'abbinamento con il tagliarin al tartufo, ma non è così, ho scelto la Barbera, una Barbera d'Alba. E tra l'altro questa Barbera si chiama proprio Peyragal. Peyragal è il nome del vigneto particolare, del tipo di terreno, che è un terreno che dona a questa Barbera una struttura importante, una struttura più intensa, più corposa, perché tende, diciamo, a far venire i grappoli spargoli. Tu sai veramente, Andrea, cosa significa spargoli, vero? Assolutamente. Spargoli, Giuseppe, un aiutino. Allora, no, devi cavare. Ti do un suggerimento. Spargoli, sì, appunto, è quando hanno pochi acini nell'uva e quindi ogni acino ha una ricchezza pochi particolare. Pochi acini, lo sapevo, ragazzi. Io quindi... faccio finta. Grazie, Giuseppe. Una risa, per la tua collaborazione. Una risa migliore. Veramente, sempre brutte figure. Ovviamente questo aiuta l'uva ad avere già di suo una complessità maggiore. Inoltre, all'interno della cantina viene fatto maturare per un anno in barrique, cosa che gli dà ancora più struttura. Ma perché ho scelto la Barbera? Perché oltre ad avere questa delicatezza, questo frutto, questa ha un'acidità molto profonda. La Barbera si caratterizza sempre per questa acidità molto verticale che aiuta a sgrassare il brodo di cappone. Questo me l'ha suggerito Rudy, in realtà. Vero, Rudy? Allora, sei d'accordo con me su quello che sto dicendo? Non vedo il libretto delle istruzioni. Esattamente, hai ragione anche tu. Allora, il libretto delle istruzioni, cortesemente. Ci ha già suggerito qualcosa. Hai messo comunque in difficoltà la nostra giuria di qualità. Cioè, non so se ci rendiamo conto. Però, non era mia intenzione mettere in difficoltà. Hai fatto bene, spiegaglielo. L'idea era quella di utilizzare il brodo di cappone che viene servito a parte per bagnare il tagliarin in maniera da renderlo caldo e cremoso. Dopodiché, o con le bacchette o comunque con la forchetta, andare a prendere il tagliarin, intingerlo nella crema di tartufo ed andare poi ad abbinarlo a piacere con il guanciale croccante, con gli altri diversi elementi. Come sta facendo Lorenza, più o meno? Esattamente, sì. Ma Lorenza, lo conoscevi questo piatto? Essere... Perché lui è rimasto stupito, dice, l'ha fatto in modo perfetto proprio. Qui non c'è bisogno di chiedere a livello visivo. No. Non lo conoscevo, ma lo sospettavo. Esattamente, okay. Che è già tanto. Allora, mentre loro assaggiano, il vino già gliel'hai versato, Chiara, per quanto riguarda... Ho già versato il vino, ma stavo dicendo, a livello visivo non bisogna chiedergli cosa ne pensano, perché stanno già pensando di tirar fuori il cellulare di nascosto e fargli la foto a questo piatto. Portando c'è un piatto complicatissimo, devo dire, molto complicato, però diciamo, si mangia anche con gli occhi e quindi
fondamentalmente presentato molto molto bene, però le grazie. Spiegazioni sono d'obbligo perché se ero io non sapevo da dove iniziare. Dico assolutamente. Il tagliarin è un piatto molto semplice della tradizione piemontese e mi piaceva l'idea di elaborarlo un po', di complicarlo un pochettino nella sua semplicità. L'hai complicato parecchio, sì. Devo dire. Beh, hai fatto bene. Allora, cominciamo a sentire un po' i primi rumors nel senso che vedo che state masticando, quindi in realtà state provando. I vostri rumors. Sì, i vostri rumors, esattamente, Rudy. Bella battuta, sembra una delle mie. Allora, per che cosa... come ti sembra? Spiazzante. Spiazzante. Divertente. Da studiare, insomma, prima di approcciarsi a questo piatto. Ci sono tante cose e mi piace l'unione tradizione e innovazione, sì. Chiamiamola se così può essere. O comunque riformare, ricreare un piatto nostro come se fossimo, diciamo, da un'altra parte, in questo caso il Giappone. Quindi è gradito, potremmo dire, cioè ti è piaciuto molto. Molto, molto gradito, sì. Bene, Sara? Mi chiedevo, scusa, finisco, prego, mi chiedevo prego. Come, quando ho letto la tua ricetta, come un tagliarin al tartufo bianco fosse, diciamo, completato da un uovo alla quaglia. E adesso? E ho avuto la risposta. Esattamente. Sara? Allora, io devo ancora assaggiarlo perché sono stata rapita dalla composizione e cercavo anche di studiarla. Allora, mi piace soprattutto, per esempio, come l'hai servito. Questo sembra una di quelle ceramiche dedicate alla cottura dell'uovo alla coq, no? Poi si rompe, si portava. Sì, un uovo, sì, ma era l'uovo, per, un piccolo era per l'uovo alla coq. Quindi questo contenitore di ceramica bianca dove vai a mettere i tagliarin che sono più... non pasta all'uovo, è più uovo di pasta perché sì, sono esatto, è importante esatto. Il quantitativo di uova molto importante per chilogrammo. In Piemonte non è importante, è fondamentale. Esatto, ti esatto. Tagliano le mani. Però direi, la leggenda ne vuole 40. Intanto cioè, direi di assaggiarlo, vai, Sara, così possiamo dare un giudizio. Lorenza? Beh, appunto, esteticamente non c'è nulla da dire. Conoscendo lo chef, so che gli piace normalmente giocare culturalmente. Sì, cioè siamo resi conto. Giocare culturalmente appunto con quello che è la tradizione e farla diventare altro. E, è molto delicato, al dispetto di quello che sembra, è estremamente delicato questo piatto. Bene. Molto molto dolce, tra virgolette. Bene. Anche se c'è ovviamente la parte, diciamo... cosiddetto bacon, non è bacon, ovviamente è guanciale, corretto. Esatto. E nulla, mi piacerebbe, non lo so, mi piacerebbe anche vederlo in una ciotola più grande per poterci giocare di più, ecco. Ah. Diciamo che esteticamente è bellissimo, però beh, ecco, se avessi avuto più spazio magari ci avrei messo tutta la roba insieme di più, in quantità maggiore, forse avrei mescolato di più i sapori, ma è una piccola osservazione. Li avrei messo meno in difficoltà. Sì. Bene. Okay. Ho usato un po' troppo. No. Proviamo adesso invece con l'abbinamento, col vino io proposto. Io prima infatti cercavo di tirare certo. Dentro Rudy, perché appunto Rudy Travagli, grandissimo sommelier, grandissimo prego. Esperto, quindi ovviamente vorremmo sapere il suo giudizio e anche una piccola descrizione di questo vino. Guarda, partendo dalla carta, no? Da quello che si può leggere, comunque qui c'è una componente grassa che viene data da questo brodo di cappone, abbiamo... una crema di tartufo, e è un piatto molto ricco e quindi la Barbera è famosissima per la sua acidità e freschezza. In questo caso viene un attimino smorzata da un passaggio in legno, ma comunque rimane sempre nel suo DNA e quindi credo che ci sia il giusto abbinamento tra grassezza, quindi note un pochino più rotonde, morbide, e questa che ha note più dure. E con l'acidità, quindi la giusta alchimia. La giusta alchimia, perfetto. Esatto. Allora, Lorenza, qui siamo agli abbinamenti, quindi siamo quasi al giudizio finale, eh? Un momento assolutamente importante all'interno di Fuori Secondi. Io dico che sta sicuramente molto bene, ma in alternativa, come ho già accennato qui un po' i nostri rumors interni, ci avrei visto anche benissimo un vino bianco molto strutturato. Come un timorasso, per rimanere parlando in Piemonte. Perché a mio avviso, perché è interessante, molto saporito il piatto, ma è anche molto delicato.
No, quindi chiaro. Un vino bianco truccato da rosso, secondo me ci stava ugualmente bene. Che era quello che ti avevo consigliato io poco fa, Chiara. Se non ricordo. Assolutamente falso. Non è assolutamente vero. Sara? Sul vino assolutamente credo ci stia benissimo, al di là insomma poi degli abbinamenti che ognuno in base al proprio gusto, no, può anche suggerire. E mi piace il piatto perché mi piace l'idea del piatto, che insomma è quello che poi li contraddistingue, quando c'è un'idea dietro, il fatto che tu abbia fuso, no? Questo è un piatto fusion, chiaramente, quindi hai messo insieme la cucina piemontese con la cucina nipponica, asiatico, Giappone, cioè il ramen, e questa è una citazione al ramen. Mi piace l'uovo di quaglia che tu non hai marinato, com'è la tradizione giapponese. Mi piace anche questa citazione invece alla romanità col guanciale, quindi in verità ha tanti elementi e tanti messaggi. Non lo so, potresti provare con un sake la prossima volta. Mi rifiuto. Comunque è un piatto che nell'insieme ti è piaciuto. No, è un piatto dinamico, un piatto che ti vede in movimento. Bene, diciamo siamo quasi giunti alla sfida finale, devo dire, i due piatti sono stati proposti ovviamente alla nostra super giuria, quindi tra qualche istante solo uno dei due vincerà all'interno del ring di Fuori Secondi. Nel ring di Fuori Secondi è il momento culminante, è il momento del giudizio finale. Chiamiamo i nostri due chef, Elis Marchetti del ristorante Elis Marchetti ad Ancona per le Marche e Cristian Conidi del ristorante Antica Corona Reale a Cervere per il Piemonte. Allora, innanzitutto ben trovati. Grazie. Uno di voi, solo uno di voi andrà direttamente agli ottavi di finale, ma non disperate perché l'altro ovviamente andrà poi al ripescaggio e questo dipende solo ed esclusivamente da loro, dalla nostra giuria di qualità, che ha il loro insindacabile giudizio. Siete pronti? Sì, bene, pronti. Assolutamente. Allora, ci avviciniamo alla giuria, voi rimanete qui, così fra un po' decreteremo il vincitore dell'odierna puntata. Allora, inizierei con Lorenza, che ha apprezzato entrambi i piatti. Allora, pregi e difetti di entrambi i piatti. Dunque, come dicevamo prima, ogni scarrafone è bella mamma sua, non solo scarrafoni per niente, questi sono due ragazzotti molto carini e molto bravi e molto capaci, quindi è molto difficile per me, sì, proprio perché li ho conosciuti agli esordi e quindi per me è tanto tanto difficile. Nel primo caso, come dicevo prima, c'è una grande fisicità, c'è una concretezza, c'è un ottimo equilibrio di sapori e di consistenze. Nel secondo? Nel secondo c'è molta leggerezza, c'è gioco, c'è estetica, c'è pensiero, quindi c'è chiaramente volutamente una reinterpretazione della tradizione. È proprio tosta. È assolutamente difficile, però assolutamente... Un giudizio ce lo devi dare, devi scegliere uno fra i due chef, devi scegliere Marche o Piemonte. Mi sa che scelgo Piemonte, molto dispiaciuta. Allora, un knockout tecnico, questo è veramente un jab per le Marche, è ragazzi, dura, però questa diciamo è la regola di Fuori Secondi, è dura ma è un lavoro che assolutamente va fatto. Passiamo a Sara. Allora Sara, innanzitutto... Sì. Pregio e difetti di entrambi i piatti? Allora, parto da questo, perché ce l'ho davanti, perché è l'ultimo che ho potuto degustare. Allora, io, come ho anticipato prima, amo sempre l'idea dietro il piatto. E devo dire che qui c'è tutto, ecco, la piacevolezza, il gioco, il fatto che tu diventi parte attiva del piatto, no? Quindi non è un piatto che subisci, chiaramente nella migliore accezione, esatto, ma è un piatto che ti vede attivo, quindi che attingi proprio ogni volta, no? Anche declinazioni diverse. Però io sono una sostenitrice del sapore da una parte e del contenuto sempre. Quindi per meno me estetica, la forma e più non contenuto. Può mai superare il contenuto. Okay. In generale. E te lo dico semplicemente perché in verità forse rafforzando un pochino proprio i sapori anche del brodo che è un po' forse ecco il piatto avrebbe proprio raggiunto il non plus ultra perché è bellissimo, è intelligente, è un gioco proprio l'hai trovato. È bellissimo. Mentre è intelligente, sì. però nonostante io non sia una fan del ciauscolo,
lui mi ha trovato il modo di farmi apprezzare un cibo che per esempio io non amo di natura. E quindi tra Piemonte e Marche? Tra Piemonte e Marche scelgo Marche. E ti dico poi tra l'altro perché? Perché appunto hai reso raffinato un piatto invece di matrice rurale, come tutta insomma la cucina delle Marche, sei riuscito a dare quel quid di raffinatezza. Un diretto al Piemonte e adesso è il momento finale, ragazzi. Adesso Andrea, qui ci abbiamo Rudy, il lago della Bilancia. Chiara, cortesemente, ci sono dei guantoni, me li puoi prendere? Ecco, li voglio mettere qui. Ovviamente, è duro, sì, perché è il tuo momento. È il momento in qualche modo, diciamo, quello che dici di te. Guarda, qui veramente sfida all'ultimo sangue. Allora, una sfida all'ultimo sangue. Speravo di non arrivare. No, stanno qui. Ad essere io l'ago di questa bilancia. Allora, Rudy, il lago della bilancia, innanzitutto pregi e difetti dei due piatti. Allora, li puoi anche indossare se vuoi, c'è per almeno uno. L'altro no. Ecco, poi ti alzi e vai a dare il gancio basta alla... che non ce le dai allora ok, ecco, è il microfono. Allora, parto dal Piemonte. Qui c'è stato un effetto wow quando è arrivato il piatto a tavola, il piatto o i piatti insomma, c'è stato un effetto sorpresa, veramente la presentazione molto molto bella, cosa che forse è mancato un pochino nelle Marche, diciamo. Non che l'effetto wow sia obbligatorio in un piatto. E le Marche ha esaltato il prodotto, in questo caso il ciauscolo, nel suo piatto. E qui c'è stato un insieme di prodotti più o meno locali, più o meno piemontesi. E nelle Marche c'è stato il sapore, come prima abbiamo detto, il cammino, il comfort. C'era il sapore, era ricco di sapore e di ingredienti del territorio. Questo è stato un piatto, il piemontese, bellissimo, divertente per certi versi anche, perché, come ha detto Sara, no, ti rende partecipe. Però forse mancava un pochino di gusto. Allora, però io ti devo fare la domanda, te la devo fare assolutamente, perché solo uno dei due ovviamente uscirà vincitore del ring di Fuori Secondi. Allora, Rudy, tra le Marche e il Piemonte, per chi voti? Tra le Marche e il Piemonte voto le Marche. Il vincitore delle Marche... Grazie. Colpo al fegato, grazie. Ragazzi. Tutti e due bravissimi, ovviamente. Queste sono un po' le regole, ovviamente, di Fuori Secondi. L'appuntamento con noi torna immancabilmente domani. Ringrazio la giuria, ringrazio Rudy Travagli, Sara De Bellis e Lorenza Vitali. Grazie per essere state con noi. Una giuria mediamente buona oggi, devo dire. Complimenti. Ringrazio Giuseppe Aremma per la scelta dei prodotti di Cibo Sapori d'Italia. Ringrazio le associazioni, l'Associazione Nazionale Città dell'Olio e l'Associazione Nazionale Città del Vino per la collaborazione. Ringrazio ovviamente i nostri chef, Cristian Conidi del ristorante Antica Corona, grazie. Il vincitore che andrà direttamente agli ottavi, Elis Marchetti del ristorante Elis Marchetti. E poi buttiamo tutto per aria, perdonatemi, ma devo anche ringraziare lei. Prego, vieni qua. Questa donna meravigliosa che mi sta erudendo di settimana in settimana, Chiara Giannotti. L'appuntamento con noi torna domani. Buona serata.